Adesso tenetevi forte, perché è il momento di un grande della musica italiana. Le sue canzoni? Semplicemente emozioni allo stato puro. Stella Alfieri ha intervistato Ron. Ron si prepara al debutto con un one man show, L'altra parte di Ron. Che cos'è e soprattutto che cosa c'è nell'altra parte di Ron? Ma l'altra parte di Ron verrà fuori da questo spettacolo un po' particolare. Lo spettacolo è una pièce teatrale, non è un concerto, è un modo per me di parlare, far uscire pensieri e valori e cose che ho dentro e che mi piace esprimere non solamente con la musica ma anche a parole, e a volte appunto vengono fuori anche cose che non hai mai detto, cose che hai voglia di dire, arrivi anche a una certa, a un certo punto della tua carriera dove senti la necessità proprio di aprirti di più. E credo di essere molto nudo in questo spettacolo, prima perché sono solo sul palco, ma poi proprio perché vado ad affrontare dei temi molto importanti della vita di tutti, ma soprattutto della mia. Sì. Però non è nuovo a prove d'attore, l'abbiamo vista in film, senza dubbio, film d'autore. Perché ha scelto quelle esperienze appunto nella pellicola cinematografica? Ma mi ricordo che allora arrivarono perché mi avevano visto presentare uno spettacolo. E da lì è cominciato tutta una serie di richieste. È stata anche un'esperienza molto bella, perché io amo il cinema, è il mio secondo amore dopo la musica. È stata una bella esperienza perché ho avuto modo di conoscere attori grandiosi come Manfredi, addirittura Placido, e grandi registi. E poi perché in effetti non trovo che il cinema non sia così lontano insomma, lo spettacolo e da queste cose. Certo, forse con un linguaggio a volte diverso, ma ci sono le stesse emozioni. Solo per fare un esempio, in tour con De Gregori, Fiorella Mannoia, Pino Daniele, è emozione allo stato puro. Quindi guardando la sua carriera si potrebbe dire che la sua musica è nata e cresce sotto il segno della condivisione, è così? Mi piace, mi è sempre piaciuto proprio collaborare con gli altri, i miei colleghi. Per me è sempre stato fin da bambino un grande divertimento, per me la musica è questa. È condivisione, con l'idea di starmene chiuso in casa da solo e fare un disco e uscire, starmene relegato da qualche parte, no. È una cosa che mi piace proprio, la musica è fatta di tante note, di suoni, per cui bisogna essere in più persone. Come per esempio questo spettacolo, vado a parlare e ho bisogno di più persone, non è un monologo mio, ecco. Ci sono personaggi che vado a fare, tipo mia madre. A proposito appunto di SLA e di temi scottanti, importanti dal punto di vista sociale, molte volte sono stati da lei affrontati nelle sue canzoni. Come può la musica essere vicino al prossimo in queste situazioni? Ma insomma lo vediamo tutti i giorni. In fondo anche Bonolis a Sanremo è stato bravo, non solo a fare il festival, ma proprio a coinvolgere il festival cause importanti come la beneficenza per chi ne ha bisogno. Per cui è giusto, secondo me, nel nostro lavoro che dedichiamo spazio, visto che abbiamo la possibilità di farci vedere, di farci sentire, di andare in televisione, è giusto che diamo del nostro, diamo proprio della nostra, del nostro tempo per questo, perché non è così facile la vita.